La dichiarazione espressa dal Parlamento europeo evidenzia un rinnovato sostegno all'Ucraina, con l'intento di supportarla fino alla vittoria. Tale sostegno include un forte incoraggiamento alla rimozione delle restrizioni sull'uso di sistemi di armi occidentali contro obiettivi militari situati in territorio russo. Questa posizione implica una volontà di intensificare l'appoggio militare all'Ucraina, offrendo maggiore libertà nell'uso delle armi fornite dai paesi occidentali. L'obiettivo è permettere all'Ucraina di condurre operazioni offensive più efficaci contro infrastrutture e forze militari russe, contribuendo potenzialmente a cambiare le dinamiche del conflitto in favore di Kiev. In questo contesto, la rimozione delle restrizioni potrebbe significare autorizzare l'Ucraina a colpire obiettivi militari russi, oltre i confini ucraini. Un passo significativo che potrebbe avere implicazioni strategiche e geopolitiche rilevanti. Tale approccio segnala un chiaro impegno da parte dei sostenitori occidentali nel garantire che l'Ucraina abbia tutti i mezzi necessari per difendersi ed ora contrattaccare in un modo efficace. Grazie a una buona parte di cittadini europei ci troviamo nelle mani di una destra guerrafondaia e serba degli Stati Uniti d'America. Le tensioni tra le grandi potenze fanno aumentare il rischio di un conflitto a grande scala. Il possesso di armi nucleari da parte di diverse nazioni aggiunge una dimensione significativa al rischio di un conflitto a livello mondiale, e l'escalation controllata in un conflitto tra potenze nucleari potrebbe avere conseguenze catastrofiche per l'intero pianeta,